Chiamiamo le cose con il loro nome. Il famoso TTIP, il Trattato Transatlantico, è il trionfo del capitale assoluto e della competitività senza misure. Ed è, il caso di dirlo, la vittoria del capitale senza più frontiere, senza più limiti, senza più barriere. Il TTIP, qualora entrasse in vigore, siamo nel maggio 2016, favorirà il libero scambio ancor più di quanto esso già non sia favorito dalle politiche deregolamentaristiche di tipo neoliberistico. Favorirà in particolare il libero scambio tra i paesi che lo firmeranno e implicherà pene severissime, draconiane, per chi non rispetterà tale patto. L'obiettivo non celato è quello di conferire maggiore potere alle imprese, ovvero alle multinazionali e ai globalisti della delocalizzazione senza frontiere, deregolamentata, che ha superato ogni potere residuo politico e statale. Con il TTIP verrà posta in essere un'immensa free zone, una zona libera di libero commercio di merci e servizi. In essa non saranno più validi i limiti che attualmente valgono nei singoli stati. Limiti che, è bene ricordarlo, sono spesso altrettante conquiste ottenute a suon di battaglie e di lotte per la difesa dei diritti sociali e del lavoro, per la tutela della salute e dell'ambiente, per la difesa dei diritti dei lavoratori e per le tutele dell'ambiente e dei prodotti che rispettano la salute e i criteri medici, certificati. Ecco, di questa opera liberalizzatrice, sempre encomiata dal Ministero della Verità, dalla propaganda ufficiale, dalla fabbrica dei consensi e dal circo mediatico, verrebbero a beneficiare non certo l'Italia o la Grecia o i paesi dell'Europa, ma i colossi, in primis la monarchia del dollaro statunitense. Nulla di strano del resto. Libero mercato e abbattimento dei controlli e delle protezioni vuol dire una cosa sola, con buona pace della propaganda organizzata e delle ormai dominanti omelie neoliberiste. Significa concorrenza spietata al ribasso tra i lavoratori, trionfo dei prodotti più scadenti per via dei loro costi più contenuti, significa distruzione delle produzioni locali e vuol dire privatizzazione aziendalistica integrale dell'esistenza e dei servizi. Significa che la legge del mercato domina senza più limiti politici e statali e la legge del mercato, chiamata competitività, è quella per cui si trova sempre qualcuno disposto a fare il medesimo a un costo più basso, quindi in assenza di diritti e di tutele, ed è quella per cui vince sempre il prodotto che costa meno, quali che siano le condizioni in cui viene prodotto e lavorato. Ecco, il TTIP è dunque, senza esagerazioni, diciamolo, pure un'arma contro i lavoratori a favore dei mondialisti, è uno strumento nella lotta di classe per abbattere i costi del lavoro e rimuovere i diritti, per far trionfare il Vangelo della competitività e la sacra legge della liberalizzazione globale. Ma è poi anche, diciamolo, un attentato all'ambiente. Il TTIP va indubbiamente nella direzione opposta a quella del movimento ambientalista. Si oppone per sua essenza alla tutela del territorio, alla tutela della varietà locale in agricoltura, all'economia locale del chilometro zero, al risparmio energetico. È insomma un attentato al mondo del lavoro oltre che al mondo dell'ambiente. Insomma, da qualsiasi angolo prospettico si osservi il TTIP, esso giova sempre unicamente a una delle due parti nel conflitto, alla parte del capitale e dei suoi alfieri mondialisti senza coscienza infelice. Contro i lavoratori, contro i popoli, contro l'ambiente ridotto ormai a fondo disponibile, diremmo con Heidegger, per la prassi illimitata della volontà di potenza e di profitto. È bene che si sappia che cosa realmente è il TTIP, di modo che si organizzino, prima che sia troppo tardi, forme di resistenza dal basso, come peraltro in parte sta già avvenendo. Come usa dire, se lo conosci lo eviti. Ma occorre conoscerlo, occorre sapere che cosa realmente sia il TTIP, questo grandioso atto con cui si liberalizza l'economia, si tolgono i lacci e i lacciuoli delle politiche statali e si impone in forma ancora più rigorosa e potente la legge del libero scambio deregolamentato, in cui, questo è il segreto del libero scambio, vince il potente sul debole e viene meno la potenza politica statale in grado di disciplinare il conflitto, di porre dei limiti e di tutelare anche la parte più debole. Questa è l'essenza del TTIP ed è per questo che, da un punto di vista di classe a favore dei popoli e dei lavoratori, occorre contrastarlo prima che sia troppo tardi per noi e per l'ambiente.